Sono 3 settimane che cammino. Ho un male alla schiena bestiale, perché questo zaino di 15 kg mi provoca questo male alla schiena che diventa ingestibile. Alla schiena, alle spalle, al collo. Quando metto giù lo zaino mi passa, poi me lo rimetto su, mi ritorna e diventa quasi una tortura. Però vado avanti, faccio queste 3 settimane e attraverso la Croazia, lungo la costa, arrivo giù, a Zara, arrivo fino a Spalato. E a Spalato penso, ok, sono partito, ho capito come vanno le cose, mi sono un po' adeguato, sistemato con il mangiare, con il dormire, però io ho questo problema che lo zaino non riesco a continuare a portarlo. Quindi o mi fermo o trovo una soluzione. Fermarsi? No, non è concepibile, quindi devo trovare una soluzione. Trovo un carrellino, perché avevo visto che molta gente che camminava, l'avevo visto su internet così, aveva questi carrellini fatti apposta. Solo che io i carrellini fatti apposta per i cicloturisti e per i camminatori lì in Croazia, dove li trovavo, non li potevo trovare. Però trovo questo carrellino di quelli da montacarichi che usano gli operai. Allora dico, vabbè, proviamo, non ho alternative, tanto non trovo altro, continuare con lo zaino non posso, quindi proviamo a prendere questo carrellino. E le cose migliorano di tanto, nel senso che io metto lo zaino su questo carrellino e me lo tiro dietro o lo spingo da davanti e non ho più tutto il peso sulle spalle e quindi sto meglio. Cammino anche a petto nudo, che è più bello perché c'è il sole, non sudi più di tanto. Poi le vesciche che mi avevano martoriato stanno guarendo, non avendo tutto il peso dello zaino che grava sui piedi. Quindi mi sembra che le cose vadano meglio, però vedo fin da subito che quelle ruotine del carrellino iniziano a rovinarsi. Insomma, faccio 40-50 km e poi si sfasciano completamente. E non girano più, quindi è un po' come se lo trascinassi, come se fosse una slitta. Perde il suo senso, diventa comunque faticosissimo. Allora, altro momento di desperation, perché pensavo di aver risolto la cosa. E dico, cosa faccio? Compro un altro carrellino, ma poi mi si sfascia ancora. Mi rimetto lo zaino in spalla, neanche se mi paghi tanto, ritorno alla situazione in cui ero prima. Cosa faccio, cosa non faccio? Entro in un altro di questi specie di centro commerciali in cui vendono roba varia e a un certo punto la vedo. Vedo una carriola e penso, ma la carriola è la cosa più simile a un carrello, a un carretto che posso trovare. Guardo la ruota, mi sembra resistente. Poi parlo con uno degli impiegati lì e mi dice che vendono anche queste ruote fatte di gomma che non si possono bucare, cioè sono fatte di gomma anche all'interno, non c'hanno l'aria all'interno. Quindi posso prendere anche una ruota, sostituirla a quella originale e sono praticamente sicuro che non si romperà mai. Ci penso un attimo, poco, e decido di prenderla. Quindi prendo la carriola, smollo il carretto distrutto in un pattume, inizio a camminare con la carriola e capisco subito che ho svoltato. Perché il peso lo metto tutto sulla carriola, che sia lo zaino, l'acqua, tutto quello che ho. La carriola la tengo con una posizione particolare che ho scoperto fin da subito, nella quale tieni i manici molto in alto e il peso si scarica tutto sulla ruota e tu con le braccia semplicemente la governi, le dai la direzione e spingi. E vedo comunque che la ruota regge, con quella ruota posso andare dove voglio, posso fare il giro del mondo con quella ruota. E quindi parto e so che è una cosa strana perché, cioè, girare con una carriola è strano comunque anche se sei lì in Croazia. Però capisco che è la soluzione. Quindi sto per entrare in Montenegro dopo 3 settimane con questa carriola e il mio viaggio può continuare con una carriola. Bene, bene, bene. Per oggi è posto così.